appena c'è la voglia di partire, la voglia di viaggiare e scoprire, poi l'ansia di quelli senza casa, infine meraviglia e lo stupore. Prima c'è la voglia di partire, la voglia di viaggiare e scoprire, poi c'è l'ansia di quelli senza casa, infine meraviglia e lo stupore. Quante immense galassie sullo sfondo, quanta energia e quanto spazio incolto, e gli uomini neppure possono immaginare le infinite opzioni che l'universo può offrire. Ho sempre pensato che sia da idioti accalcarsi attorno alle poche risorse terrestri, invece di sgomitare, scannarsi e guerreggiare. Tocca sollevare lo sguardo verso le stelle. Prima c'è la voglia di partire, la voglia di viaggiare e scoprire, poi c'è l'ansia di quelli senza casa, infine meraviglia e lo stupore. Prima c'è la voglia di partire, la voglia di viaggiare e scoprire, poi l'ansia di quelli senza casa, infine meraviglia e lo stupore. Quanta energia e quanta materia c'è nel cosmo, quanto affollamento tollera il nostro mondo, e miliardi di persone alla ricerca di un metro quadro dove respirare, dove stendersi e riposare. Il pianeta verde e blu è come un utero materno, accogliente e confortevole ma non eterno. Prima o poi toccherà prenderne atto e spezzare ogni legame d'il cordone ombelicale. Prima c'è la voglia di partire, la voglia di viaggiare e scoprire, poi l'ansia di quelli senza casa, infine meraviglia e lo stupore. Prima c'è la voglia di partire, la voglia di viaggiare e scoprire, poi l'ansia di quelli senza casa, infine meraviglia e lo stupore.